Una vera e propria disfatta quella che si è concretizzata al Pinto di Caserta. La Virtus Francavilla torna in Puglia senza punti e con 4 gol incassati, tutti nel primo tempo. Una Virtus Francavilla in piena emergenza, sì, a Caserta, ritrova però Marino al centro della difesa con Delvino e Panbianchi accanto. In avanti invece spazio ancora a Maiorino e Adorante, vista l'emergenza con Ciccone e Vasquez fuori. Che sia una partita da dimenticare si capisce già dopo pochi minuti, dopo appena 10, infatti la casertana passa subito in vantaggio. Splendido l'assist di Matese dal limite dell'area di rigore, che di tacco innesca Cuppone, forse partita con un attimo di anticipo, ma che lesta ad infilare Costa con la punta e fare l'1-0 per i campani. Alla mezz'ora arriva il raddoppio dei padroni di casa, contropiede micidiale dei campani con Rosso che serve Cuppone, bravissimo al limite dell'area, a disegnare un tiro a giro perfetto e imprendibile per Costa, firmando il 2-0 per la casertana. I padroni di casa non si accontentano e continuano a pressare. Al 37esimo vanno vicinissimi al tris, ma Rosso si divora un gol fatto da pochi metri sparando alto. Il gol però arriva qualche minuto più tardi, quando Giannotti entra in contatto con Turchetta e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Turchetta che non sbaglia e spiazza Costa per il gol che vale il tris. La Virtus Francavilla è completamente nel pallone, persino l'esperto Marino sbaglia un passaggio micidiale regalando la sfera a Cuppone, che da pochi passi batte ancora una volta l'incolpevole Costa, firmando il 4-0 e la tripletta personale. Nel secondo tempo succede poco quanto nulla. Al 55esimo succede di tutto in aria con una carambola incredibile, quando la palla sbatte sul palo per ben due volte senza mai entrare. Al 69esimo un'altra occasione per gli imperiali di andare in gol. Giannotti lancia Castorani a tu per tu con Avella, ma il numero 6 biancazzurro si fa ipnotizzare e spara addosso al portiere campano. Succede poco quanto nulla, poi la casertana si limita ad amministrare e la Virtus Francavilla non riesce a sfondare. Termina così al Pinto, la casertana cala il poker contro una Virtus Francavilla, ma in partita.